Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai domiciliari. Un Buonasera. grossissimo benvenuto alla gradita ospite di questa sera, la scrittrice Giuliana Balzano. Benvenuta Giuliana. Buonasera a tutti e grazie per avermi voluto con te qui, vicini, lontani ma vicini, come si dice. Esatto, grazie a te per aver accettato l'invito, perché per me è un grande piacere averti qui ad Autori ai domiciliari questa sera. Quindi Giuliana Balzano è in collegamento con noi dalla provincia di Savona, esattamente da Cairo Montenotte. Giuliana, come va? Come va dalle parti? Ma allora, personalmente va abbastanza bene. Dalle mie parti va un po' come va ovunque, nel senso che Certo. siamo lì, che speriamo. Io credo che oramai siamo tutti insieme, speriamo che la cosa da un giorno all'altro possa perlomeno, insomma, noi abbassare la guardia e ritornare a essere quelli che eravamo, ecco, a vivere come prima. Certo. Speriamo. Ce l'auguriamo tutti di poter Esatto. tornare, insomma, prima o poi alla normalità, perché purtroppo alla normalità non ci siamo Non ci affatto. siamo ancora, no, Non assolutamente. ci siamo. Adesso cerchiamo noi di goderci un'oretta di serenità con una bella chiacchierata con la nostra autrice Giuliana Balzano. Quindi anche a Giuliana Balzano darò il benvenuto leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato, lo nostro subito, eccolo qui. Le complicazioni. Edizioni Leucotea. Voilà, guardate che bella copertina, molto colorata, e poi ne parleremo. Metto gli occhiali perché senza questi non ci Assolutamente. vedo. Quindi, senza gli occhiali, niente lettura. Niente lettura. Niente lettura. Partiamo subito. Quindi dalle complicazioni di Giuliana Balzano. Non voglio essere difesa e tantomeno essere assolta da nessuno di voi. Non voglio essere compresa. Da tempo ho capito che la comprensione è qualcosa che non appartiene all'essere umano. Le cose le capiamo solo se in quelle acque ci troviamo a nuotare. Ancora meglio se in quegli acquitrini rischiamo di affogare. E non è nemmeno detto che questo serva a comprenderle, perché l'essere umano è diabolico. E persevera, continuando a tuffarsi in quel mare dove sa benissimo che rischierà di annegare. Assassino. Per voi è facile condannare un assassino. Fin da bambini ci insegnano che dobbiamo stare dalla parte dei più deboli, che i cattivi vanno puniti. Per carità, tutto condivisibile. Certo. Ma vi siete mai messi dalla parte di un assassino? Avete mai provato, anche solo per un attimo, a mettervi nei suoi panni e a calarvi nel suo stato d'animo, provando le sue emozioni? No, vero? Se l'aveste fatto, sapreste che anche un assassino ha dei sentimenti, che anche lui, in mezzo al petto, ha un cuore che batte. Perché un assassino, prima di essere un assassino, è una persona. Terapia. L'omicidio è liberatorio. Cura il reflusso gastroesofageo e di conseguenza la pirosi gastrica.
regolarizza la pressione sanguigna, funzionando come antipertensivo. È anche un ottimo ansiolitico e un blando lassativo. Complicazioni. I cellulari sono una complicazione. E a tutto questo io potevo aggiungere che a volte le complicazioni sono persone in carne ed ossa, e che le complicazioni devono essere affrontate a muso duro. Non è necessario analizzarle, non è necessario comprenderle per capire da dove si siano generate. Le complicazioni vanno eliminate. Paura. Fu esattamente da quel giorno che la mia vita cambiò davvero. Capii che la paura, che è lei a cambiarci, è la paura a cambiarci, a renderci piccoli e indifesi, aggressivi, impazienti, intolleranti, soli e tormentati, irragionevoli, incompleti e incapaci di vedere le cose per quello che davvero sono. Stupidi. La paura ci rende stupidi. Amore. Cercai la paura, l'angoscia, la disperazione dentro di me, ma non trovai nulla di tutto questo, solo invidia. Cercai il male nei suoi occhi e invece trovai solo amore. E questo, signori, era solo un brevissimo assaggio di Le complicazioni di Giuliana Balzano. E adesso, con la domanda di rito di autori domiciliari, andremo a scoprire chi è la nostra autrice, per cui chiederemo a Giuliana. Giuliana Balzano, chi è Giuliana Balzano? Parlaci un po' di te. Dunque, chi è Giuliana Balzano? Giuliana Balzano intanto sta realizzando che il tempo passa, perché tra due giorni faccio 55 anni e c'è qualcosa che non mi torna, c'è un complotto, perché sono troppi, non mi va, qui il conto è sbagliato. E sono nata a Genova, ho vissuto fino ai miei 25 anni a Genova, ma oramai vivo a Cairo Montenotte da così tanto tempo che non me ne vogliono i genovesi, ma mi sento cairese. Faccio un'infermiera e io credo che la professione infermieristica sia la professione, e chiamiamolo pure lavoro, perché non offende certamente i miei colleghi. È più bello. Bello perché è un lavoro che ti gratifica, toglie, è vero, ma dà. Però ti dà tanto. Attraverso poi l'ascolto, l'osservazione, i pazienti, le persone ti affidano le loro storie, le loro paure, le loro gioie, i loro dolori. Credo ormai di aver affinato la tecnica dell'ascolto e dell'osservazione, tanto vero che ho sempre tante cose da scrivere, storie da raccontare. Mi sono approcciata alla scrittura grazie, a dire il vero, alla musica, allo studio della chitarra e del canto, quando poi cercavo di rendere quelle melodie delle canzoni, anche delle canzoni con le parole. Ho sempre letto e scritto tanto, ma nel 2010 è nata proprio la voglia di scrivere, più che voglia, necessità, perché a un certo punto ho avuto un momento così di sbandamento, di crisi personale, ero stanca in un certo senso del mio lavoro, perché stavo passando un periodo brutto, quello della malattia di mia madre, così che ho cercato di recuperare, di tornare indietro, di ritrovare quei passi, il punto di partenza, e mi sono messa proprio a scrivere come una sorta di diario il mio primo anno di tirocinio infermieristico, che è stato il più bello, quello che veramente mi ha dato tanto, sofferto ma bello,
È diventato poi una sorta di piccolo romanzo. E in un primo momento l'ho autopubblicato, poi è arrivata la casa editrice, poi è stato ripubblicato con la Leucotea perché nel frattempo era scaduto il contratto con l'altra casa editrice e poi non ho più smesso perché le complicazioni sono il mio settimo libro. Sono storie di vita perché poi anche quando mi sono approcciata con il giallo, con Astrid, alla fine poi è stata una scusa per raccontare delle storie di vita, raccontare quanto la disperazione ci rende deboli. E grazie a tutte queste storie di vita che poi la casa editrice Leucotea mi ha concesso l'onore di diventare la direttrice della loro collana Storie di Vita ed è un bellissimo lavoro perché conosci persone nuove, persone che ti affidano i loro manoscritti abbiamo già pubblicato 3 storie di vita e in primavera uscirà una nuova storia di vita che è bellissima, che avrei voluto scrivere io. E quando uno scrittore, no, dice avrei voluto scriverla io, è perché veramente ha trovato in quella storia tanto, tanto, tanto amore, ecco. E poi sono la direttrice del premio letterario della mia cittadina, siamo alla terza edizione. Il premio quindi letterario nazionale Città di Cairo Montenotte insieme a ovviamente al comune di Cairo Montenotte a un'associazione culturale che è l'associazione Tessore insomma sono questa com'è che Benissimo, dicono i giovani d'oggi sono questa. sei poliedrica. Giuliana, ci faresti un po' una breve carrellata della tua produzione letteraria, che è Sì, ok. Ho notevole? anche i libri qui, mi manca solo Vai, Astrid. Comunque, tutto vai. incominciò con cosa hai imparato e poi ci vorrebbe un Dio per tutti. E la vita danzò. Dovresti chiedermi perdono. Passa ore belle che ritengo sia il più bello che abbia mai scritto. Forse non scriverò mai niente di così bello, perché è un libro sentito. Non avrei mai voluto scriverlo. Non vi dico perché, se lo leggerete Certo, scoprirete certo, il certo. motivo. Poi Astrid, che però non ho qua il libro, e poi le E complicazioni. poi arriviamo alle Alle complicazioni. complicazioni. Qui passiamo al cuore dell'intervista. Prima di cominciare, però, vorrei contraccambiare i saluti di coloro che ci stanno seguendo e ci hanno mandato i saluti. Quindi vogliamo sia io che Giuliana contraccambiare i saluti di Fiorenza Pistocchi, ciao Fiorenza, grazie per essere qua con noi. Lei è un'affezionata, ci segue spesso, autore domiciliare. Ciao, un grosso bacio Fiorenza. Poi abbiamo Tiziana Viganò, anche Tiziana, una brava scrittrice come Fiorenza. E contraccambiamo i saluti di Tiziana Viganò. Poi abbiamo un'altra Tiziana, Tiziana De Bei. Quindi grazie anche a te Tiziana per essere qua con noi. Poi un carissimo amico, il cantafavole Gianluca Lalli, che ci manda i saluti, un grosso bacio a Gianluca Lalli. Poi abbiamo Monica Porro, grazie Monica per essere qua con noi. Isabella Nicora, che ci dice ciao ragazze, ci manda un bel cuore, quindi contraccambiamo anche i saluti di Isabella. E poi abbiamo Margherita Rita Gestro, Sì. che ti fa una domanda, però poi te la porrò successivamente. Ok. Allora, entriamo nel cuore dell'intervista e parliamo di Le complicazioni, edizioni Leucotea. A me piace sempre partire dalla copertina. Ve la faccio vedere un po' bene. L'avvicino al video. Mi vedete che ci sono delle montagne e lo scacco. Quindi, Giuliana, potresti dirci qualcosina sulla copertina? Perché è molto importante la copertina, parla del libro, parla dell'autore, parla della casa editrice, la prima cosa che si vede entrando in libreria è la Certo. copertina. Allora, come tu sai, non siamo noi scrittori a scegliere le copertine, no? Il titolo e le copertine sono sempre roba da editori. Però io ho avuto
questa grande fortuna, intanto di avere Monica Porro, che era, ci mandava i saluti, che è un'artista e una grafica pittrice, che mi ha disegnato questa copertina. E a dire vero, l'idea della copertina è di un'altra mia amica, Antonella Ottonelli, la mia socia in affari, in presentazioni di libri, perché lei, dopo aver letto il manoscritto, ha immaginato la regina, che è la protagonista del libro. Esatto. Con dietro le montagne. Facciamo vedere bene, lo scacco, questo è... La regina. Chi è la regina? Lo esatto. Si vede alla corona, ok? Ecco, e poi sotto la regina ci sono delle pedine, diciamo così. E questo è il disegno di Monica Porro. È piaciuto alla casa editrice, e quale regalo più bello si può fare a uno scrittore, no? Quello di che un'amica disegna la copertina. Io ho tante amiche belle, buone, e non ci aiutiamo solo nei momenti di sconforto, ma anche nelle cose belle. L'amicizia nelle gioie. No? L'amicizia è condividere le cose belle. Quindi certo. Monica Porro ha disegnato questo. Benissimo, allora guarda, approfitto per questo tuo commento e dice, anzitutto per dirti cosa ha risposto Monica Porro, dice grazie, per me è stato un piacere, e anche il commento di Margherita Gestro, perché dice chi è Giuliana Balzano, l'infermiera, la scrittrice, la mamma, la moglie, ma dice è soprattutto una fantastica donna. Quindi sicuramente hai delle amiche che sono veramente degne di questo nome, e l'amicizia è un valore bellissimo, imprescindibile. Allora, Giuliana, a questi punti io ti chiedo un po' come è nato questo libro, un po' la genesi del libro, no? Come è nato? Okay. E poi, se ci vuoi raccontare qualcosina sulla trama e i personaggi, ovviamente quel poco per incuriosire chi ci sta ascoltando. Ok, allora, innanzitutto è nata da una cosa che potrebbe far sorridere, sorridono spesso le persone quando me lo sentono dire, è nata dalla mia dermatite alle mani. Io soffro di una dermatite, nella quale, sai, la dermatologia è una scienza un po' a volte anche inesatta, perché non si capisce la medicina non è una scienza esatta, poi la dermatologia è una dermatite che a volte ha anche un po' messo così, ha ostacolato un po' il lavoro dell'infermiera. Certo. E ovviamente sono stata vista da degli specialisti, sono stata anche, insomma, mi sono fermata dal lavoro per un certo periodo di tempo, perché non era impossibile lavorare. E la situazione è migliorata, non guarirò mai, ma è comunque migliorata. E tutti questi specialisti mi chiedevano, premettendo il fatto che, lo sa, no? A volte le malattie dermatologiche sono legate allo stress, ma lei è stressata, e veniva da rispondere sempre, ma chi è che non è stressato, no? Oppure la domanda, ma va tutto bene? Ognuno di noi non può dire che va tutto bene, perché nel corso della nostra vita abbiamo momenti, chi più chi meno, però momenti che non tutto sempre fila liscio, perché è impossibile, perché la vita è questa. E allora mi sono immaginato questo personaggio, in realtà sempre sorridente, sempre tranquillo, sempre disponibile, che però in realtà non è tranquillo, non è così disponibile, in realtà soffre, ma invece di ammetterlo, invece ad esempio di battere un pugno, no, sul tavolo, sulla scrivania, invece di urlare, invece di assentarsi dal lavoro, invece di dire sempre sì, un personaggio che a un certo punto soffre e impazzisce talmente tanto che, insomma, decide, innanzitutto vede il male solo in due colleghe, vede il male tutto intorno, solo lei, questa donna, diciamo quella che è perfetta, no? Quella che solo lei è bene. Ma quando è così, quando pensi che il male sia solo intorno a te, quando vedi solo male, forse poi il problema ce l'hai tu, perché non è possibile che tutte le persone ce l'abbiano con te, tutte le persone siano disoneste, interessate.
E quindi ho immaginato questa donna che a un certo punto impazzisce, esasperando ovviamente le cose, e decide di uccidere due sue colleghe, credendo di salvare la ditta in cui lavora. Si svolge metà a Genova e metà appunto in montagna sul Tirolo. Non è propriamente un giallo, perché non c'è un'indagine, non c'è un ispettore. In un certo senso è un delitto perfetto, perché lei veramente uccide queste due colleghe, e tutto poi viene archiviato come un incidente, no? Di percorso. È un po' la storia di tutti e di nessuno, ma comunque tutti i personaggi che io vado poi così, alcuni proprio a descrivere, alcuni solo ad accennare, siamo un po' tutti noi, perché tutti nella nostra vita siamo carnefici, siamo vittime, siamo colpevoli, siamo bugiardi, siamo veri, siamo buoni colleghi ma anche cattivi colleghi, ascoltiamo ma a volte non ascoltiamo perché non abbiamo voglia di ascoltare, siamo fragili, siamo frangibili, siamo imperfetti perché siamo esseri umani. L'errore è credere di essere perfetti e di riuscire a affrontare tutto, di riuscire a risolvere tutto. Non siamo così, perché siamo fragili e frangibili. Il succo poi del romanzo è questo. Certo. Adele Pivetto posso essere io, può essere te, possono essere tantissime altre donne, ma possono essere anche degli uomini. Io ho scelto donna perché mi è più facile anche poi parlare di certe cose, perché poi a un certo punto Adele Pivetto in montagna incontrerà qualcuno che forse la cerca almeno per qualche ora, qualche giorno farla ritornare in sé, e quindi ho parlato più come donna, ecco. Certo. Allora, prima di dirti le mie impressioni, voglio ancora darti un commento che ci ha passato Isabella. Dice che ha avuto l'onore di presentarti alla Feltrinelli, quindi Giuliana Balzano è stata presentata alla Feltrinelli dalla sì. Carissima amica e scrittrice Isabella Nicola. E questo è stato un evento bellissimo. Allora, io ho letto il tuo libro, appunto, Le complicazioni, con estremo piacere. E diciamo, io non voglio spoilerare troppo, perché vedrete che Giuliana vi ha raccontato, ma è stata attenta a non rivelare certe cose, perché ha detto sì delle cose importanti, però leggendo il libro ne troverete 10 volte di più rispetto a quello che ha detto Giuliana, ok? Ha detto quel tanto per incuriosirvi, quel tanto che secondo me è giusto che andasse detto. Allora, io lo definisco un libro veramente sui generis, cioè è un libro fuori dai canoni, e adesso va molto di moda, no, classificare i libri. Lo si fa perché è comodo, no? Per motivi pratici. Allora mi voglio lanciare anch'io in questa cosa. E io lo definirei un noir alla rovescia. Perché in effetti è un noir. Perché i morti ci sono, li vedrete. Vedrete come sarà una questione, perché giustamente Giuliana non vi ha detto tutto. Però è sicuro, i morti ci sono. Però quello che è, diciamo, proprio particolare di questo libro è che il punto di vista è quello del potenziale assassino, cioè di colui, anzi, diciamo, colei che sente la pulsione, ma proprio forte, profonda, di voler uccidere. E questa pulsione, è chiaro, sconfina nella follia, no, la follia. Anche se però leggendo il libro, diciamo, il lettore viene indotto a chiedersi quali sono i limiti fra la normalità e la follia,
Sempre ammesso che una vera normalità esista, ma questi limiti non sono ben definiti, il bene e il male convivono, come ha detto Giuliano, in ognuno di noi e questi limiti non sono ben definiti. E si analizza nel profondo la psiche della protagonista, ma non solo, perché vi sono degli altri personaggi che definirei comprimari, che sono altrettanto ben descritti e molto importanti nel plot narrativo che vedrete è piuttosto complesso. Però si indaga proprio su queste pulsioni, sulle motivazioni, perché l'assassino è una persona, per cui nessuno giustifica l'assassino, per carità, però vi è una bella indagine psicologica su quelle che sono le motivazioni per cui uno viene spinto a desiderare la morte di qualcuno. E questo non è semplice e vedrete che la nostra scrittrice Giuliana Balzano ci è riuscita in maniera veramente egregia. E quale sarà la sorte della protagonista? E anche dei comprimari lo scoprirete solo leggendo il libro, perché come dico io, sempre un libro si può raccontare fino a un certo punto, ma il libro va letto, quindi vedrete quale sarà la sorte di questa persona che desidera così fortemente uccidere, perché il libro è pieno di colpi di scena, ha un ritmo molto elevato, è pieno di suspense, è pieno d'azione. E io ho utilizzato anche questo nome, noir, questa diciamo, denominazione noir alla rovescia, proprio perché vi è il punto di vista del potenziale assassino, ma come tutti i noir che si rispettino, cioè i noir degni di questo nome, anche a questo noir non mancano i riferimenti a quelle che sono le problematiche sociali. Perché, per esempio, si fa un riferimento esplicito a quello che è l'ambiente di lavoro, che molto spesso è veramente terribile. Negli ambienti di lavoro spesso si incontrano veramente delle persone squallide e possono essere veramente dei nidi di vipere. E questo lo vedrete perché Giuliana Balzano descrive molto bene i vari ambienti sociali in cui la protagonista vivrà, perché segue un percorso, la protagonista si sposta, per cui vi saranno ambientazioni diverse che Giuliana Balzano descrive in maniera mirabile. Quindi, Giuliana, come commenti un po' queste mie osservazioni, queste mie impressioni? No, hai perfettamente ragione, hai centrato in pieno. Tanto io ho scelto di fare raccontare tutto alla protagonista e lei lo dichiara fin dall'inizio, no? Ho pensato di ucciderle. Esatto, lei, il suo primo pensiero era quello lì. Esatto, ho pensato di ucciderle. E lo fa, non dico niente che non sia, perché lo fa, infatti inizia dicendo: io vi racconto come le uccise. Addirittura vi dico quando ho pensato di ucciderlo, quando è stato il primo giorno che ho pensato di ucciderle. Perché è vero, il bene e il male convivono dentro ognuno di noi, nessuno è esente dal male e fortunatamente nessuno è esente dal bene. Gli ambienti di lavoro, che poi possono essere quelli ospedalieri, possono essere quelli di una ditta. Io qui ho scelto una ditta farmaceutica semplicemente perché comunque mi sarebbe piaciuto, tra tanti lavori, lavorare in una ditta che si occupa di farmaceutica, ma potrebbe essere un supermercato, potrebbe essere il comune di una Un città, ufficio qualunque, di qualunque qualunque, azienda, o perché. anche un ambiente, guarda, anche l'ambiente scolastico, l'ambiente Esatto, anche l'ambiente scolastico. universitario, qualunque, Esatto, guarda, qualunque. perché è fatto da esseri umani e gli esseri umani sono imperfetti.
e sono fatti di male e di bene. Nessuno può dire, ah, io non ho mai provato del male per nessuno. No, perché tutti siamo invidiosi, siamo saccenti, siamo presuntuosi. Come allo stesso modo siamo esattamente al contrario. Vittime carnefici. Adele ovviamente innanzitutto impazzisce, ma impazzisce anche perché in tutti gli ambienti, a volte purtroppo anche in famiglia può accadere, osserviamo, non ascoltiamo, perché una come Adele poteva essere osservata meglio, ascoltata meglio, perché è impossibile che una persona arriva a lavorare semplicemente, non dice mai una parola, non polemizza mai, ha un sacco di ferie da fare, ma non si lamenta, un sacco di straordinario, ma non si lamenta. Nessuno si è mai chiesto, ma come mai Adele Pippo? Dice sempre di sì, c'è il suo capo che gli dice può fare questo, lei sì, certo, ma non è possibile, non è possibile. Qualcuno doveva osservarlo, ascoltarlo, ma non abbiamo tempo di ascoltare, di osservare. Dobbiamo andare, dove poi chissà, perché tanto tutti noi finiremo là, perché tutti quanti finiremo in quel modo, oltrepasseremo la soglia. Questo è sicuro. E quindi, ripeto, posso essere io, può essere te, può essere qualsiasi altro ascoltatore, siamo noi, ecco, siamo noi nel bene e nel male. Certo, guarda, io penso che l'indifferenza sia uno dei mali peggiori, cioè, ecco, io detesto le persone indifferenti, penso che se a volte ci si curasse un pochino del prossimo, esatto, si fosse un po' meno indifferenti, ecco, sostanzialmente si è indifferenti, per questo che le cose non si notano, perché spesso gli altri non interessano, allora esatto, si è indifferenti. Allora, prima di porti la prossima domanda, voglio ancora salutare Mirko Goldoni, bravissimo autore di fantascienza che ho avuto il piacere di intervistare settimana scorsa. Quindi sì, grazie seguito. Mirko Goldoni per essere qua con noi. Allora, adesso io ti chiedo, anzi non ti faccio una domanda, la domanda te la faccio dopo, ti chiedo invece una cortesia. Ci faresti il piacere di leggere tu un breve estratto del tuo libro? Sì, spero di leggere bene come te. Perché... Vai! Ok. Io direi di questo, ecco, che insomma, così presento proprio Adele Pivetto. Io mi chiamo Adele Pivetto, non ho certo un carattere facile, o meglio, diciamo le cose come stanno, io avevo un carattere facile, ma loro due hanno fatto di tutto per rendermelo difficile. Hanno lavorato per giorni, mesi, anni, e questo è stato il risultato. Hanno forgiato un'assassina, non avevo altra scelta. Dovevo ucciderle per poter continuare a vivere. Posso al limite essere accusata di egoismo, su questo mi predispongo a essere d'accordo. Lasciatemi solo aggiungere alla parola egoismo l'aggettivo sano. Sì, le ho uccise per sano egoismo, e non solo, ma anche per poter continuare a lavorare in un ambiente migliore. Purtroppo, la ditta dove lavoro e dove lavorano queste stronze è guidata da degli incompetenti, alcuni dei veri e propri delinquenti, e la maggior parte dei miei colleghi sono una mandria di idioti. Ma il principale male veniva da loro, e così pensai che tolto le 2000 marce dal cesto avrei evitato di far marcire completamente tutto il resto. Loro erano dannose per l'intero stabilimento. Ecco, si potrebbe dire che ho bonificato l'ambiente lavorativo. E poi, scusatemi, credete che sia stato facile ucciderle? Ho dovuto pensare, fare progetti, disfarli e rifarli. Uccidere è un lavoro difficile. Quanto ho pensato, come ero stressata. Mi era pure venuta una dermatite da stress sulle mani. Ero sempre stanca, avevo sempre male alla testa. Quante volte il medico mi ha detto, lei è stressata, deve assolutamente fermarsi e mettersi a riposo. Ne va della sua salute, non le serve assumere farmaci. Il quadro clinico e le sue manifestazioni, così come i sintomi che lei ferma di sentire, sono risposte a un disagio psicologico.
deve eliminare la causa del suo malessere. Le faccio un esempio. Se uno è allergico ai kiwi, non deve mangiare kiwi e preparati che li contengono. Non deve nemmeno stare vicino ai kiwi. Deve eliminare i kiwi dalla sua vita. Io ho sempre avuto molta fiducia nel mio medico. È un ottimo professionista, attento e scrupoloso. Ho seguito il suo consiglio. Le ho eliminate dalla mia vita. Le ho uccise. Bellissimo. Si è tolta la complicazione, no? Esatto. Eliminiamo la complicazione e vedrete cosa combinerà. Cosa combinerà. Cosa combinerà. E infatti la prossima domanda che ti volevo fare era una domanda tecnica, un pochino sulla tua tecnica di scrittura, perché il romanzo si legge benissimo, è scorrevolissimo e vi è molta suspense, molta azione, però vi è spesso un tono molto, molto ironico, sì. Ironico, cioè che ti fa sorridere, cioè il romanzo è così bello proprio perché vi è questo aspetto ironico. Ci vorresti dire qualcosina, Giuliana, sulla tua tecnica narrativa e spiegarci un po' il perché delle tue scelte? Ma allora, intanto... Tecnica che premetto, forse ho già detto, che è risultata così vincente, ovviamente. Sì, ma intanto sono cresciuta perché, come tu sai, scrivi anche tu, tanto si impara a scrivere leggendo tantissimo. E poi sono cresciuta perché dovessi riscrivere, ad esempio, Ci vorrebbe un Dio per tutti, forse lo scriverai diversamente, ecco. Cercherai di mettere più a agio il lettore, perché a volte troppi voli di pensiero, troppe parole, discorsi troppo lunghi, a volte non rendono poi la lettura così piacevole. Innanzitutto mi sono scoperta a essere più brava, essere più sciolta ed essere anche più veloce scrivendo racconti, nel senso che il racconto mi dà più la possibilità di essere più me stessa, ma di essere più leggera e di essere più ironica. E questo l'ho scoperto con Passa ore belle. Forse perché ero talmente arrabbiata quando l'ho scritto che addirittura l'editore mi aveva detto: sembra che hai scritto la lista della spesa, perché andavo spesso a capo, no? Ecco. Da lì mi è venuto più facile con questo io narrante, perché c'è anche in Passa ore belle l'io narrante. Ho cercato di ridermi un po' addosso, cercando sempre di srammatizzare anche la morte. Ad esempio, in Passa ore belle, la morte è come se ci litigassi proprio con la morte, cercando di avere la vita io, ecco, come se, e non è possibile, perché certo. La morte vince su tutto, no? E quindi anche nelle complicazioni ci voleva anche un po' questo modo, perché lei è matta, lei parla come una matta. E quindi cercando anche di far sorridere il lettore, perché una che ti dice: vi dico quando ho pensato di uccidere, perché davvero le uccise, te lo dice come una matta, devi pensarla come una matta, devi un po' recitarlo anche il ruolo, no? Quando lei è in preda alla follia, su questo non ci piove, però è una follia molto lucida, perché sì. Vedrete come si darà da fare, vi veramente vi stupirà. Ci darà dentro proprio, perché poi ci picchia, ci prende gusto, diciamo così. E come, per cui il libro di Giuliana Balzano intrattiene, cioè è, diciamo così, divertente, però anche pregnante, perché ti fa pensare, perché ha tanti riferimenti che invitano a delle riflessioni. Saluta ancora una carissima amica, Bruna D'Apice, che segue sempre Antonio Domiciliare, che ci segue dalla campagna. Grazie Bruna per essere con noi, ti mandiamo un grosso bacio, sia io che Giuliana. E a questi punti ti devo fare una domanda d'obbligo, Giuliana. Hai dei progetti? Ecco. Sicuramente sì. Allora, ho terminato
l'ottavo libro, ecco, E l'ottavo vai. romanzo, adesso è in correzione, diciamo così, perché lo sai benissimo che noi non possiamo correggere i nostri scritti, ci deve essere qualcuno che lo Per faccia più forza, volte. certo. E poi vedremo, insomma, io spero che verrà pubblicato, non credo quest'anno, magari all'inizio del prossimo. È ancora un'altra cosa. Diciamo che parla della mia passione per i cimiteri, perché io in ogni libro, veramente, forse in uno, non ho parlato di cimiteri, ma a me piace girare nei cimiteri. E quindi è la storia di una donna che girando per i cimiteri alla fine parla con i morti, che detta così fa ridere, fa paura forse, ma in realtà è stato così un modo per riuscire a raccontare altre storie di vita. Perché credimi che Certo. a me di storie di vita me ne raccontano tante, ma tante, le Immagino, persone, i immagino, pazienti, immagino. o le persone che mi scrivono, grazie anche al premio letterario, ci sono persone che mi chiedono consigli con le quali poi interagisci e ti raccontano Certo. le cose che a loro sono capitate, che capitano, le loro gioie, i loro dolori, no? Perché poi, secondo me, io non so se tu la pensi come me, io non ho la presunzione che gli altri abbiano bisogno di leggere quello che io scrivo, ma semmai è il contrario, perché sono Assolutamente io che ho bisogno d'accordo. che gli altri leggano quello che scrivo, perché scrivere Perfettamente d'accordo. ecco, è il mio, è la mia medicina, no? È un modo per È credere, esattamente nonostante così. tutto, che la vita va vissuta, la vita è meravigliosa, la vita. Abbiamo avuto una gran botta di fortuna, come dice Vecchioni nella sua canzone, a nascere e venire al mondo. Non dovremmo proprio rovinarci neanche una giornata, È vero. perché già purtroppo ci sono eventi che ce la rovinano la vita. Esatto. E quindi scrivere, insomma, mi fa bene, quindi non smetterò più, ecco, assolutamente, come penso Certo, te, ecco. è una gratificazione e diventa proprio una necessità. Saluta ancora Paolo Lambertini e ti dice brava, e quindi passo questo commento di Paolo. A questi punti io ti devo fare due domande pratiche, Giuliana, però importanti. Ah, e saluto anche Bruno Volpi. Buonasera Elisabetta, buonasera Giuliana, Gente! grazie Bruno per essere qua con noi. Un grosso bacione a Bruno Volpi che segue spesso e volentieri l'autore domiciliare. Grazie Bruno, grazie, grazie, grazie. Un bacione e un salutone da parte mia e da parte di Giuliana. Allora, le due domande pratiche, però importanti, che ti devo fare. Numero uno, dove possiamo acquistare le Complicazioni edizioni Leucotea? E poi, dove ti possono trovare i tuoi lettori sui social? Perché, come dico sempre, è importantissimo per chi scrive ricevere i feedback dei propri lettori. Questo è importante sempre. Ma soprattutto adesso che ne veniamo da un periodo difficilissimo di chiusura Difficilissimo. e non ne siamo ancora fuori. Per cui è bello per un autore ricevere delle domande, dei commenti, delle recensioni. Per cui dove ti possono contattare sui social i tuoi lettori e farti domande? Ok, qui su Facebook e sono anche su Instagram, però ci sto meno, ecco. Certo. Mi è più congeniale Facebook, mi trovate come Giuliana Balzano. I miei libri si trovano online su tutti gli store da Amazon, da IBS e ovviamente sul sito Leucotea e in libreria. Certo, non, forse solo alla Feltrinelli ce l'hanno a scaffale perché lì ho preso il Certo. blocco, però basta ordinarlo e assolutamente Esatto. arriva senza nessun problema, ecco. Perfetto, quindi non avrete nessun tipo di problema ad acquistare le Complicazioni, ve lo faccio ancora vedere, di
Giuliana Balzano, edizioni Leucotea. Quindi perché è su tutti gli store online, nelle librerie lo potete ordinare direttamente dal sito e poi, come dicono i ragazzi, googolando Giuliana Balzano, la potete certo. trovare sui social, la potete contattare, fatele delle domande e Giuliana vi risponderà. A questi punti noi siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata che per me è stata veramente molto, molto, molto piacevole. Prima di passare ai saluti finali, vi voglio dare gli appuntamenti alle prossime puntate di Autore Domiciliare. Mi metto gli occhiali perché non voglio sbagliare, quindi vi do l'appuntamento domani, 26 gennaio alle ore 18, e sarà con noi l'autore Paolo Arigotti. E poi avremo venerdì 28 gennaio alle ore 18 un altro autore, Ugo Moriano. A questi punti passiamo ai saluti finali. Allora, io saluto tutti coloro che hanno seguito questa diretta, quindi saluto e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato. Saluto e ringrazio tutti coloro che hanno scritto, che hanno mandato i saluti e i commenti. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che seguiranno l'intervista in differita, che di solito sono molti. E chi saluto e ringrazio però più di tutti, la mia graditissima autrice Giuliana Balzano. Grazie Giuliana per essere stata qui con noi questa sera ad Autori ai Domiciliari. Grazie a te, e posso dirti ancora una cosa? Certo. Hai un sorriso meraviglioso. Ma grazie. No, veramente, guarda, te lo invidio perché proprio ti sorride tutto. È bello. Bisognerebbe incontrarti al mattino, sai, quando si è arrabbiati. Ecco. Ma perché? Mi soddisfa quello che faccio, a me piace, sono estroversa, no? Quindi mi piace la comunicazione con gli altri, cioè io un po' per mestiere amo la vita, amo anche gli esseri umani con tutti i loro pregi e i loro difetti, comunicare. E grazie a questa rubrica ho avuto l'opportunità e continuo ad avere l'opportunità di incontrare persone splendide con cui per forza di cose ho delle affinità elettive, perché sono tutte persone che amano la lettura, amano la scrittura, per cui hanno delle affinità con me. E a me piace proprio lo scambio di opinioni con l'autore. Mi piace leggere, e mi piace scrivere, e questo contatto umano a me piace tantissimo. Non mi piacesse quello che faccio, non lo potrei fare. Certo. No, non lo potrei fare. Invece sì. mi dà molta soddisfazione. È una cosa che mi dà felicità. E allora a questi punti noi vi mandiamo i nostri saluti. Io vi do l'appuntamento ad Autori Domiciliari, quindi domani, mercoledì alle ore 18. Salutiamo tutti e io e Giuliana vi mandiamo i nostri saluti. Io da Genova e Giuliana da... Da Cairo Montenotte. Benissimo. Quindi, ciao, buona vita a tutti. Saluti. Buona vita a tutti. E noi, Giuliana, alla prossima, perché aspettiamo il tuo prossimo libro e sarai di nuovo qui invitata da Autore ai Domiciliari e a raccontarcelo. Ok? Cui a prestissimo. Un grosso bacio a tutti. Ciao. Ciao, 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 ciao.